L'utilità del dressage io credo sia la base per ogni disciplina equestre, nella base del lavoro del cavallo, lo stretching, l'abituare i muscoli a muoversi in maniera diversa, rendere il cavallo più a proprio agio in determinate situazioni, questo è dressage. Ho iniziato a montare all'età di 5 anni nel circolo ippico di famiglia a Cervedri con mia mamma, che sempre e tuttora è il mio tecnico, è sempre stato il mio tecnico. È stata una sensazione molto particolare che non saprei realmente definire, ma una strana sensazione piacevole però. E da lì mi sono innamorato di questo splendido sport. Tanta pazienza, tanta determinazione e tanta costanza nel lavoro di tutti i giorni. A volte i risultati non arrivano, ma se si mantiene il focus, arriveranno. Mai mollare assolutamente, sempre verso l'obiettivo. La concentrazione prima della competizione è fondamentale. Io, per esempio, usualmente faccio respiri profondi prima di entrare in campo gara per entrare un po' nella mia bolla e estraniarmi un po' da quello che succede all'esterno. Questo è quello che consiglio un po' a tutti, anche i miei allievi. La mia delusione la supero cercando di esaminare il perché di quella delusione e tirandone fuori quell'elemento che forse mi mancava. Ah, la vita con i cavalli secondo me è bellissima. È impegnativa perché comunque rispetto ad altri magari sport richiede un impegno in termini d'orario molto più estremo, forse se possiamo dire, però la vita all'aria aperta, il contatto che si crea con questo splendido animale è fantastico, non è descrivibile. Mia mamma mi ha trasmesso tanta determinazione, oltre che ovviamente l'aspetto tecnico, ma tanta determinazione e mi ha insegnato a proteggere i miei sogni. Io cerco di non essere mai eccessivamente invasivo nell'insegnamento, secondo me è molto più utile portare l'allievo gradualmente, interpretando il suo modo di apprendere, verso il corretto esercizio piuttosto la nuova tecnica. Proteggete i vostri sogni, non mollate mai.